Ciao a tutti, una maglia, una storia, pallavolo, maglia della nazionale numero 1, non Andrea Gardini, è un po' dopo. E Gigi Mastrangelo, un degno erede di Andrea Gardini in nazionale. E lui è stato probabilmente il miglior centrale, muratore della generazione dopo quella dei fenomeni, cioè dopo Lucchetta, Gravina. Per me c'è Gigi Mastrangelo. Che cos'è il muro? È allenarsi nella traslocazione veloce, è interpretare e leggere bene le intenzioni del palleggiatore avversario, arrivando col video anche ad interpretarne i tic. Però ad un certo livello, al top, il muro è una questione di istinto. È come il portiere sul calcio di rigore, quel timing lì serve. E Gigi Mastrangelo, anche grazie a due mani grosse come due airbag, questo ce l'aveva. Ha vinto tantissimo in nazionale, due medaglie di bronzo e una d'argento alle Olimpiadi, due ori agli europei e poi c'è questo argento. Vienna 2011, finale persa contro la Serbia, che ancora ci fa stare male. Io quella partita l'ho commentata con Fefe De Giorgi, ciao Fefo, e Mastro l'ha giocata. Mauro Berruto era l'allenatore, ricostruendo una squadra giovanissima dopo il 2010, dopo il mondiale del 2010, dopo tanti addii, e arriviamo di slancio in finale perché battiamo ai quarti la Finlandia, in semifinale alla grande 3-0 la Polonia, e cominciamo alla grande anche la finale perché lì a Vienna, alla Stadthalle, Mastro prende ammazzate letteralmente la ricezione della Serbia con la battuta in salto. 25-17 per noi il primo, sembra tutto facile, no, perché il secondo lo perdiamo a 20, il terzo a 23, cominciamo a innervosirci un po', e il quarto è una battaglia epocale, lo perdiamo a 24 con cartellini che volano, contestazioni su ogni palla, ricezioni sbagliate e l'arbitro Loderos, ancora ci penso, che non ci aiuta tanto. Perdiamo 3-1 e Mastro finisce imprecando quella partita. Era il 2011, pensate, aveva vinto lo scudetto con Cuneo nel 2010 e appunto poi era tornato in nazionale, l'aveva vinto a 35 anni quello scudetto. Cosa fa oggi il Mastro? Mastro, sei un sex symbol, ci sono i reality, c'è Ballando, Pechino Express, ti vediamo sempre in TV, sempre fisicato, diciamo che lui è la mia custodia, o se preferite io sono il suo portachiavi.